il che dimostra che la memoria del Partito Comunista è una memoria viva, e vorrei dire non soltanto nella generazione che ha vissuto quell'esperienza, ma c'è anche curiosità nella generazione più giovane. Pensate che uno dei siti più frequentati sulla rete è quello dedicato a Enrico Berlinguer, un uomo politico che è morto nel 1984, quindi parliamo di generazioni che non l'hanno conosciuto e tuttavia appare in grado ancora oggi di trasmettere un messaggio di idealità, di moralità, di una concezione della politica di cui il Paese avverte ancora di avere bisogno. Perché questo grande partito popolare, che per il suo legame con l'Unione Sovietica in un mondo diviso in due dalla guerra fredda non poteva esercitare un ruolo di governo del Paese, aveva in Emilia la sua grande esperienza di governo. Ha potuto costruire in questa regione quel modello di governo, di rapporto tra politica e società, che non poté mai edificare nel Paese. Cosa di quella esperienza che dovrebbe tornare a vivere nell'Italia e nella politica di oggi. Intanto, diciamo, il fatto che la politica non può non nutrirsi di idealità, altrimenti diventa un puro esercizio, diciamo, di mestiere. E in quel partito, ma in quei partiti, c'era un legame tra l'azione quotidiana e un sistema di valori, di idealità, un progetto di società, un oltre, un futuro, per il quale valeva la pena anche di compiere dei sacrifici. Erano partiti che comportavano un impegno totale, un sacrificio, una dedizione che oggi sono abbastanza sconosciute alla politica. A discutere con ci mettemmo intorno a un tavolo, intorno a quel tavolo c'era Napolitano, c'era Luporini, Badaloni, c'era la Rossanda, 19 anni. E probabilmente, dicevo, anche un mucchio di fesserie, riflettendo ora, però quelli lì mi ascoltavano e mi rispondevano nel merito. Io conservo, alla fine di una drammatica riunione degli universitari comunisti di Pisa, ebbi uno scontro tremendo con Napolitano, che era responsabile dell'università del PC, e Napolitano, quando tornò a Roma, mi scrisse una lunga lettera sottolineando tutte le cose sbagliate che io avevo detto e argomentando perché erano sbagliate. Napolitano era già una personalità della politica italiana, era un ragazzo, ma quel partito dialogava con i ragazzi, aveva una capacità di dialogo, un'attenzione alla società, alle persone. Questo può sembrare strano, certo. Aveva poi uno stile educativo severo. Io, quando da segretario della FIGC mi misi in testa di raccogliere le firme per una legge di iniziativa popolare per la depenalizzazione delle droghe leggere, fui chiamato e mi dissero: beh, insomma, hai fatto già una bella esperienza, adesso cambiamo. Partito che non aveva più senso una volta che si era conclusa la vicenda storica del movimento comunista in Europa. Però in quella svolta forse è mancata una riflessione più attenta, diciamo, di ciò che era vivo e ciò che era morto dell'esperienza del PC. Alcune cose erano morte, diciamo, alcune cose erano vive. E anche noi in quel momento fummo presi da un'ansia nuovista. Il nuovismo è una cosa diversa dalla ricerca del nuovo. La ricerca del nuovo ha sempre, come dire, si radica sempre nel patrimonio del passato. Quando si spezza questo legame non si costruisce nulla. Diceva
diceva Mitterrand, che gli alberi hanno radici profonde, le piante che non hanno radici profonde cadono. Ora l'ansia del nuovo ci ha portato anche a costruire realtà politiche che non hanno radici.